Però mi ha molto colpito questo, come Gregotti, il nome, dal titolo dell'articolo della De Cesaris su questo opuscoletto, che si chiama La città come bene comune. E ho pensato che questa potrebbe essere una sorta di definizione generale della città, no? Potremmo dire che la città può essere interpretata come quello che Maurizio Ferraris chiama oggetto sociale, cioè è qualcosa costruito per un fine pratico, però anche è un oggetto di scambio culturale, economico. C'è una serie di sovratoni armonici incredibili su quello che poi è questo oggetto fisico. E quando noi guardiamo i centri antichi, siamo colpiti da una sorta di impressione, diciamo, di naturalezza, di seconda natura, e questa sensazione di questo bene comune. Però spesso questo nasconde i conflitti che hanno generato questi centri. Se pensiamo alla piazza di Vigevano, in fondo è il simbolo di Ludovico il Moro, che faceva vedere il suo potere sopra il potere comunale, no? È il Ducato di Milano che, non dico che conquista Vigevano, oppure pensiamo come i boulevard di Haussmann, che erano stati pianificati in forma antisommossa dopo la Comune di Parigi, la dimensione, la localizzazione dei boulevard di Haussmann erano stati proprio pensati, quelli che oggi noi viviamo, invece come pure passeggiate. Per cui certamente esiste una sorta di lunga durata, forse noi come architetti vediamo più questo elemento quasi fisico della città. Potremmo dire che un altro dato assiomatico della città è che c'è una sopravvivenza della forma della città alla società e ai bisogni che l'hanno generata. Noi viviamo una città che non è disegnata da noi, e anche la lasceremo, no? E uno stesso politico in fondo non vede mai il compimento di quello che ha intrapreso. In genere un politico taglia il nastro di una cosa spesso il suo predecessore, è una specie di lunga. Io lo chiamo un po' l'effetto rubinetto nel campeggio, rubinetto doccia, cioè quando io faccio la doccia nel campeggio l'acqua viene fredda, allora giro il rubinetto, per un po' non succede niente, poi comincio a scottarmi, allora lo rigiro indietro e per un po' è troppo calda, allora c'è diciamo il tempo passato dall'input all'output costringe continuamente una sorta di sovrasterzo.